Buongiorno a tutti, sono Angela Agostiano, sono un professore ordinario di chimica fisica dell'Università di Bari e sono membro dell'Accademia delle Scienze di Torino. In questa breve conversazione che avrò con voi oggi vorrei parlarvi del ruolo della chimica per dare delle risposte alle grandi sfide dei nostri giorni nel campo dell'energia, della salute, dell'ambiente, grazie alla sua capacità di conoscere, comprendere e maneggiare la materia a livello atomico e molecolare. E per fare questo mi farò aiutare da alcune diapositive che vado a condividere con voi. Stiamo parlando di scienza dei materiali, stiamo parlando di materiali ed è evidente che se noi guardiamo al passato, la comprensione e il controllo delle proprietà dei materiali hanno sempre condizionato la vita dell'uomo, fin dall'apparire delle antiche civiltà. Non è un caso che se noi cerchiamo di collocare storicamente i periodi legati alla crescita dell'uomo, vediamo che sono identificati con il nome dei materiali, l'età della pietra, l'età del rame, l'età del ferro, l'età del bronzo, proprio perché man mano che l'uomo scopriva questi materiali e imparava le tecniche per poterli maneggiare, per sfruttarli, per cacciare, per l'agricoltura, per trasportare, naturalmente cresceva il suo livello di civilizzazione. Poi con il tempo questa cosa è cambiata, l'attenzione si è spostata più al pensiero dell'uomo. Con l'età antica, il Medioevo, l'età moderna, noi collochiamo dei periodi storici legati alla filosofia, al modo di vita, all'architettura, all'arte, alla capacità di costruire forme politiche di coabitazione, di governo. E quindi si è spostata l'attenzione dall'uso della materia all'impiego del proprio pensiero. Nell'età moderna, poi, col fatto che abbiamo imparato a guardare nel piccolo con il microscopio e a guardare fuori di noi con il telescopio, si è cominciata a parlare di era legata a tecnologie, quindi si parla di era nucleare, di era spaziale, di internet. Questi periodi hanno dato spazio ai nostri sogni di guardare cosa c'è al di fuori di noi, in altri mondi, quella di collegarsi al di là delle distanze, ovviamente non con pochi problemi. Dal XX secolo in poi sono nate le nanotecnologie. Le nanotecnologie non sono solo terreno per gli scienziati, ma sono veramente importanti perché hanno aperto delle nuove, amplissimi campi di applicazione per risolvere i problemi della nostra vita, anche quelli quotidiani. Ma soprattutto la nascita delle nanotecnologie cambia il rapporto tra materiali e tecnologie. Infatti non sono più i materiali con la casualità della loro scoperta, della loro disponibilità a determinare la possibilità di una tecnologia. Cioè troviamo il ferro, scopriamo il ferro e poi impariamo la tecnologia per poterlo maneggiare. Invece è proprio la tecnologia che guida la ricerca, la sintesi, la messa a punto di nuove strutture, di nuove sostanze che hanno proprio le funzioni, le funzionalità che noi vogliamo per indirizzarle verso specifiche applicazioni. È come Alice che attraversa lo specchio, guarda il mondo in maniera oggettiva e poi può ritornare per modificarlo. Se noi ripensiamo alle parole di Feynman, che è il padre, il premio Nobel, il padre delle nanotecnologie, lui lo ribadisce che abbiamo trovato nella natura metalli con un ordine ben definito. Cosa saremmo capaci di fare se noi fossimo in grado di prendere gli atomi e di spostarli per dare un ordine, naturalmente rispettoso delle leggi della natura che vogliamo noi, quante nuove strutture, quante nuove capacità di comprendere la natura avremmo. Non era soltanto Feynman, anche Primo Levi parlava di chimici che montano e smontano, e sia che lo facciano che smontino, lo fanno come dei ciechi con dita sensibili perché non vedono quello che manovrano. E questo era vero nel 1978, non è più vero adesso. Noi abbiamo gli occhi per vedere materiali e strutture nanoscopiche, nanoscopico vuol dire un miliardesimo di metro, abbiamo i microscopi elettronici, abbiamo i microscopi a forza atomica. Questi ultimi non solo ci permettono di avere l'immagine di come sono disposti questi
questi elementi nanostrutturati, ma ci permette anche di muoverli a nostro piacimento, per seguire, per volerli spostare, voler scrivere sui materiali oppure creare nuovi materiali. Questo breve filmato che vi vorrei mostrare si vede come la punta dell'AFM è in grado di scrivere su una superficie, proprio spostando gli atomi di questa superficie, è in grado di prendere un atomo e spostarlo da un'altra parte per costruire nuove strutture, potenzialità enormi. Quindi le nanotecnologie aprono un campo di interesse enorme per gli scienziati, ma solo per gli scienziati. Beh, andiamo su internet, cerchiamo nanotecnologie, nanoscienze, troviamo milioni di siti e di risposte. Io mi vorrei focalizzare sui nanomateriali, 8 milioni di risposte se voi mettete questo su Google. Per questa classe di materiali che cosa è così importante, di così innovativo? Il fatto che le loro proprietà non dipendono più da come sono fatte chimicamente, ma sono fatti dalla loro forma e della loro dimensione. Un passaggio veramente storico. Quindi noi possiamo guardare questi materiali nanostrutturati, come oggi sono usati, ma con un occhio a come sono stati usati, alle paure che hanno generato, alle prospettive che noi possiamo immaginare nel futuro. Questi materiali ci sono sempre stati. Se noi guardiamo le famose spade medievali di Damasco, si sapeva che queste spade erano molto resistenti, ma non si sapeva perché. Adesso, grazie proprio alle fotografie con il tema, si vede che erano resistenti perché al loro interno avevano dei fili, dei nanotubi di carbonio che conferivano loro questa straordinaria capacità di resistenza. Quando guardiamo le vetrate di Notre Dame, di Santa Maria Novella, noi vediamo una splendida rigoglio di colori. E come sono state realizzate queste vetrate? No, gli artigiani dell'epoca sapevano la ricetta, ma non sapevano perché, ma certamente utilizzavano delle nanostrutture di oro di dimensioni diverse per conferire questa miriade di colori ai vetri che utilizzavano. Ma il fatto di poter maneggiare degli oggetti alla nanoscala ha sempre affascinato. La fantascienza, i libri di fantascienza sono pieni di queste immaginazioni. Nel viaggio allucinante di Asimov, degli equipaggi nanoscopici entravano nel corpo per distruggere degli emoli. In Star Trek i Borg cercavano con delle nanosonde di entrare nei globuli rossi per cambiare il DNA delle vittime. E quanto il cinema e la nostra fantasia alimentata dall'idea magica dell'invisibilità ci ha accompagnato nei secoli, no? Ultimo il mantello di Harry Potter. Ma mentre la magia stabilisce quello che vorremmo, i desideri, sappiamo che la scienza insegue i desideri, ma poi deve raggiungerli, ed è fantascienza. No, adesso non lo è. Adesso si chiama metamateriali, lo sappiamo che la luce può essere piegata passando da un mezzo a un altro mezzo, ma se noi creiamo una struttura a livello nanoscopico con atomi ordinati in una certa maniera, la luce la possiamo piegare tante volte fino a farle compiere un angolo che ritorna praticamente indietro e fa sparire l'oggetto, non lo vediamo più. Quindi non è fantascienza, è scienza. Come la chimica può contribuire alla creazione di queste strutture? Naturalmente molti scienziati ci lavorano i fisici, ci lavorano gli ingegneri, ma il loro atteggiamento è un atteggiamento dall'alto verso il basso, è come scolpire delle teste nella montagna, prendere un oggetto grande e farlo diventare sempre più piccolo. L'atteggiamento dei chimici invece è un atteggiamento che parte dal basso, prende l'atomo, la molecola e costruisce sistemi sempre più complessi, come prendere dei mattoncini e costruirci la muraglia cinese, le strade, superare le montagne, quindi costruire dal basso verso l'alto. Vogliamo fare insomma quello che la natura fa. La natura è la nostra grande maestra, prende atomi, molecole e poi diventano macromolecole sempre più grandi, con funzioni sempre più specifiche, sempre più complesse. È quello che vogliamo fare anche noi. Ci riusciamo? Qualcosa possiamo riuscirci. Vedete questa immagine sulla sinistra? Ci sono dei cristalli quasi tutti uguali di ossido di ferro. Da chi sono costruiti? Dai batteri magnetotattici, che li costruiscono all'interno delle cellule usando i lipidi delle membrane.
anche noi possiamo utilizzare i lipidi per costruire delle particelle di oro a forma di battoncello, tutti uguali. Perché si può fare? Attraverso la chimica colloidale. Noi sappiamo che ci sono delle categorie come i surfattanti, i lipidi, che sono, hanno una parte polare e una parte apolare. Grazie a questo possono aggregarsi ed autoaggregarsi. Quindi quando noi abbiamo il seme di un cristallo e lo circondiamo con queste molecole si assorbiranno sulle facce del cristallo e dall'altra parte potranno sciogliersi in solvente, andare ad occupare un sito di legame di una proteina. Quindi è come se noi avessimo dei piccoli stampini in cui far crescere questo materiale e possiamo controllare la crescita, la forma, la dimensione, cambiando la concentrazione di questi surfattanti, la temperatura, la velocità con cui li aggiungiamo. Quindi abbiamo la capacità di modellare la forma e la struttura semplicemente limitando la loro crescita per mezzo di queste molecole. Quindi queste nanoparticelle che sono intermedie tra un solido esteso che ha le sue proprietà elettroniche, chimico-fisiche e le molecole, hanno questa grande differenza che le loro proprietà non dipendono da come sono fatti, ma dipendono dalla dimensione e dalla loro forma. Per esempio, i nanocristalli di selenuro di cadmio, a seconda della loro dimensione, cambiano colore, assorbono ed emettono in zone diverse dello spettro, come vedete da queste boccettine. Lo fanno per delle leggi quantistiche, lo fanno anche perché quando più piccola è l'atomo, tanto è l'aggregato, è il cluster di atomi, tanto più sono grande il numero di atomi superficiali rispetto agli atomi contenuti all'interno. Quindi un'enorme superficie è un'enorme superficie di atomi più liberi rispetto a quelli contenuti all'interno. Questo fa sì che cambiano le sue proprietà, per esempio fondono, ma man mano che il raggio è più piccolo a temperature più basse, perché il numero di atomi sulla superficie è più grande ed è più libero di passare in un'altra fase. La stessa cosa succede con la temperatura nei cambi di fase, cambia il momento magnetico, quindi immaginate che possibilità abbiamo, modificando la dimensione, di cambiare proprio le proprietà di questi materiali. È come se noi prendiamo la tavola periodica con le sue righe, le sue colonne, identifichiamo un elemento, l'oro, l'oro è giallo, fonde a 1060 gradi, ma se noi lo costruiamo a forma sferica di circa 20 nanometri o a forma di bastoncello, se noi cambiamo la forma e la dimensione, vediamo che l'oro non è più giallo, che cambia colore passando dal rosso all'azzurro. È come se noi alla tavola periodica gli aggiungessimo una terza dimensione, che è proprio quella della dimensione. Direi che è una cosa rivoluzionaria, che ci offre veramente tante possibilità. Quindi noi possiamo costruire veramente alla carte, con questi metodi, una serie di materiali con atomi diversi, mescolando tra loro strutture, creando strutture con atomi, ossidi, di metalli di natura diversa, che hanno proprietà diverse, quindi sono materiali funzionali che hanno funzionalità diverse, che possono essere indirizzate veramente in campi vastissimi, stanno elencati in questa diapositiva, è inutile riguardarle uno per uno. Oggi vi vorrei parlare soprattutto di due cose che sono vicine alla mia esperienza di laboratorio, dell'uso dei nanomateriali in medicina, perché è così importante, perché come vi ho già detto, i materiali nanostrutturati dividono lo stesso regime dimensionale con le macromolecole biologiche tipo il DNA, ma anche con i virus, con gli anticorpi, quindi è possibile chimicamente legarli. E perché dobbiamo legarli? Cosa otteniamo? Beh, immaginiamo di prendere per esempio un materiale che è composto da nanoparticelle di ossido di ferro magnetico, di ossido di titanio fotocatalitico. Lo circondiamo con un materiale biocompatibile in maniera tale che possa essere iniettato facilmente senza danni e poi la superficie di questo materiale lo modifichiamo chimicamente con dei motivi, per esempio dei motivi peptidici che possano essere riconosciuti a livello molecolare da che cosa? Da dei recettori.
dei recettori che magari sono sovraespressi nel caso di una malattia, per esempio del melanoma urbano. Quindi cosa succede quando iniettiamo questo materiale? Che a causa del riconoscimento molecolare e delle forze deboli che permettono l'attrazione specifica tra il recettore e il peptide, noi leghiamo al recettore il materiale. E perché è così importante? Primo, perché il materiale è vicino alla cellula malata, quindi non arriva alle cellule vive. E cosa fa questo materiale? Per esempio, l'ossido di ferro, sotto l'azione del campo magnetico, sappiamo che riscalda, quindi possiamo usare questa sua capacità per distruggere le cellule malate, renderle necrotiche. E naturalmente, se lo facessimo in maniera indiscriminata, non localizzando questo materiale, noi distruggeremmo anche le cellule sane. Possiamo anche usare l'ossido di magnesio, illuminandolo in maniera tale che crei dei radicali aggressivi che possano distruggere le cellule malate. Possiamo anche inserire questi materiali insieme a un farmaco, per esempio il farmaco antitumorale, e se il materiale, per esempio, è magnetico, noi dall'esterno possiamo guidare questi contenitori, per esempio questi liposomi, vicino all'organo bersaglio, e nel momento in cui arrivano i lipidi che circondano, si fondono con i lipidi delle membrane cellulari, il farmaco può essere trasferito alle cellule malate. Quindi noi portiamo lì, proprio dove serve, il farmaco e non lo distribuiamo in maniera indiscriminata su tutte le cellule, che ovviamente, se sono sane, non possono averne benefici. Passando a un altro campo, che è quello ambientale, parliamo sempre di biossido di titanio, che è un semiconduttore. Adesso nei semiconduttori noi sappiamo che ci sono delle bande di valenza piene di elettroni e delle bande di conducibilità vuote. Con la luce possiamo prendere un elettrone e portarlo nella banda di conducibilità. Qual è la caratteristica dei materiali nanostrutturati? Innanzitutto che l'energia necessaria per portare questo elettrone cambia con la dimensione, perché cambia il potenziale ossido riduttivo del materiale. E poi queste cariche separate sono vicine alla superficie, perché sono molto piccoli. Quindi sulla superficie ci può essere l'ossigeno e quindi si prende questa carica e dà origine a delle forme molto aggressive dell'ossigeno o dell'idrossile, oppure se trova vicino degli inquinanti li può fotossidare o li può fotoridurre. Quindi c'è un impiego veramente notevole per le superfici, per farle diventare autopulenti, per purificare l'acqua e l'aria, per impiegarlo appunto nella disinfezione dei corpi idrici. E vi faccio un esempio di qualcosa su cui noi abbiamo anche lavorato. Sapete che a Trani ci sono delle bellissime cattedrali di pietra di Trani, bianchissima, che diventano nere per lo smog. Bene, se noi rivestiamo queste pietre con questi materiali inglobati in un polimero trasparente, osserviamo che nel corso del tempo, dietro idratazione, queste pietre scure si sbiancano. Non solo, quindi la superficie si autopulisce, ma diventa anche idrofoba, perché abbiamo cambiato anche la rugosità di questa superficie e quindi l'acqua non penetra più e non va a creare quelle microcripe che danneggiano il materiale. Quindi direi un'applicazione molto interessante anche per la conservazione dei nostri beni culturali. Vi faccio vedere in questo breve filmato alcuni degli usi di questi rivestimenti, proprio per creare delle superfici autopulenti che non assorbono le macchie, che sono resistenti al graffio, all'abrasione, che non trasmettono il calore attraverso il vetro, che in alcuni nanocompositi opportuni sono talmente resistenti da poter reggere il peso del corpo umano. E ultimamente non posso non menzionare brevemente il fatto che, proprio perché i virus hanno la stessa dimensione di queste nanoparticelle, utilizzare l'attività fotocatalitica e la produzione di specie aggressive appunto grazie all'energia del sole, può attaccare i virus e può svolgere un'azione di degradazione dei virus stessi. Capite quanto può essere importante, quante persone stanno lavorando in questo senso. Quindi, per riassumere,
questi nanomateriali opportunamente trattati, opportunamente ingegnerizzati e sintetizzati possono essere usati per trattamenti ambientali come biomateriali, anche nelle pellicole che circondano il cibo per poter annullare i prodotti di degrado del cibo stesso per funzionare da barriera. Quindi si aprono delle enormi possibilità controllando la materia a questo livello per applicazioni importanti. Soltanto scientifica e solo la ricerca che è interessata? Direi di no, molte aziende, come vedete, sono interessate nella produzione di questi nanomateriali, moltissimo anche le aziende di difesa e security. Mi basti pensare a quanto può essere importante un guanto, una scarpa che non assorba l'acqua, che non si sporchi, per esempio per i pompieri, per quando devono soccorrere per terremoti o per alluvioni. Le corde da cui si calano i pompieri sono fatte con nanotubi di carbonio, quindi si aprono campi immensi, ma proprio perché si aprono campi immensi, noi dobbiamo essere anche sicuri che non ci siano effetti, perché questi oggetti sono piccoli, noi li sappiamo controllare, ma possono attraversare le nostre membrane cellulari, quindi dobbiamo assolutamente essere attenti a come è la loro superficie, a come vengono smaltiti, perché ovviamente dobbiamo sempre prestare attenzione che questo nuovo campo di ricerca sia un campo sostenibile. Quindi per chiudere, io vi ringrazio per l'attenzione, chiuderei con una frase di Cervantes che secondo me è molto attuale, perché dice ovviamente c'è sempre il tempo per fare qualcosa, per fare molte cose tutti insieme. La tecnologia, la scienza si sono focalizzati per molto tempo sulle grandi cose, grandi aerei, grandi navi. Ora è sempre il tempo per le piccole cose. Le piccole cose possono aprire grandi prospettive, possono anche essere utilizzati non nella maniera corretta. Quindi noi ci dobbiamo sempre ricordare che come scienziati dobbiamo utilizzare la nostra ricerca non contro qualcuno, ma a favore di tutti e soprattutto non per la guerra, ma per la pace. Io vi ringrazio moltissimo e vi saluto e grazie per l'attenzione.